Da migliaia di anni l'umanità guarda il cielo stellato e si pone una domanda fondamentale. Siamo soli? La Terra è davvero l'unico corpo celeste dell'universo che ospita la vita? Anche la moderna ricerca spaziale si sta dedicando a questo appassionante argomento con grande impegno. Tuttavia, nonostante i ricercatori siano riusciti a osservare da vicino i pianeti del nostro sistema solare e ad aggiungere quasi 5.000 esopianeti alle mappe stellari, non c'è ancora traccia di forme di vita extraterrestri. Come tutti sappiamo, ci sono sempre persone che affermano di aver già visto un disco volante. Per di più, altre persone affermano addirittura di essere già state rapite dagli alieni. Ma cosa c'è di vero in queste storie e nei presunti segnali che gli extraterrestri ci inviano in abbondanza? La misteriosa struttura scoperta sul Sole rappresenta davvero un messaggio extraterrestre? Insieme a voi, oggi daremo un'occhiata più da vicino a questo avvincente argomento. Prima di affrontare l'argomento di oggi, assicuratevi di premere il pulsante mi piace e di attivare la campanella di notifica per altri fantastici video. Inoltre rimanete fino alla fine per scoprire se siamo davvero soli nell'universo. Oggetto misterioso sul Sole. Come già detto, da un punto di vista puramente tecnico, non esistono prove concrete dell'effettiva esistenza di vita extraterrestre. Al contrario, però, questo non significa che l'esistenza di forme di vita extraterrestri sia assolutamente esclusa tra le file degli esperti. Dove i fatti ufficiali raggiungono i loro limiti, inizia il campo dell'ufologia, altrettanto eccitante e controverso. Infatti alcuni sono ormai fermamente convinti che nelle gigantesche distese del cosmo esistano innumerevoli civiltà aliene e che da un punto di vista tecnico siano nettamente superiori a noi terrestri. Anche Scott C. Waring, un autoproclamato cacciatore di alieni con sede in Thailandia, è fermamente convinto dell'esistenza degli alieni. Per cercare i nostri vicini extraterrestri, non dovremmo nemmeno rivolgere lo sguardo a galassie lontane. Si dice infatti che alcuni extraterrestri compiano regolarmente viaggi nel nostro sistema solare e vi lascino messaggi per l'umanità. Ma cosa porta il cacciatore di alieni a una tesi così ardita? Che secondo le sue dichiarazioni può essere addirittura dimostrata. Una di queste presunte prove è stata fornita dalla stessa NASA. Non molto tempo fa, la celebre agenzia spaziale ha pubblicato alcune immagini del Sole, scattate dalla sonda SOHO. Quando Waring ha esaminato le immagini, ha subito riconosciuto una strana forma sulla stella ospite del nostro sistema planetario. Dopo un'attenta analisi, giunse alla conclusione che questa strana forma assomigliava in modo scioccante al numero 2. Questo ha provato il convinto sostenitore degli alieni a una riflessione non meno eccitante. Il gigantesco numero che vediamo sulla superficie del Sole è stato deliberatamente immortalato da una specie a noi sconosciuta. Ma quale messaggio potrebbe essere nascosto in quel semplice numero? Secondo Waring, non è una dichiarazione di guerra intergalattica come abbiamo visto in tanti film di Hollywood, ma un simbolo di amore, armonia ed equilibrio. In dettaglio, Waring ritiene che gli extraterrestri ci stiano dicendo di tornare alle forze dell'universo e al potere della comunità. Di conseguenza, le forme di vita extraterrestri sarebbero esseri con poteri angelici. Chi non ha familiarità con le teorie esoteriche del cacciatore di alieni ritiene che Waring sia caduto in preda a un'allucinazione familiare, la pareidolia. Si tratta del fenomeno di riconoscere forme, volti o oggetti familiari in oggetti e modelli. Probabilmente vi sarà già capitato di sdraiarvi sull'erba in una bella giornata estiva e di osservare le nuvole che passano. Non è raro che riconosciamo un'ampia varietà di strutture nelle nuvole. Questo perché il nostro cervello tende a conformare, diffondere e apparentemente deformare le nostre immagini percettive a forme e modelli familiari. Naturalmente Waring non vuole sentire parlare di queste spiegazioni. Non solo è convinto che ciò che dice sia giusto, ma crede anche che la NASA stia facendo tutto il possibile per nascondere al pubblico l'esistenza degli alieni, da tempo accertata. Cosa ne pensate delle opinioni del cacciatore di alieni? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Una civiltà marziana.
Le storie emozionanti sui misteriosi marziani sono probabilmente antiche quanto la stessa ricerca astronomica. Nei secoli scorsi, infatti, molti credevano che il nostro vicino pianeta rosso fosse pieno di forme di vita e di civiltà altamente sviluppate. Tuttavia, l'uso di decine di sonde spaziali e di complessi rover ha permesso di capire che non c'è traccia di vita extraterrestre su Marte. Naturalmente questo non impedisce a Scott C. Waring di confrontare i fatti ufficiali con le sue opinioni personali. Come per il Sole, sono stati alcuni strani scatti a suscitare l'interesse del cacciatore di alieni. Se la struttura della nostra stella madre era ancora un messaggio criptico, Waring avrebbe riconosciuto non solo un messaggio ambiguo sulla superficie di Marte, ma anche un vivace abitante. In una foto inviata a Terra da un rover marziano, egli ha individuato una persona sdraiata. Waring riteneva che la sua scoperta non fosse solo un vago indizio di vita su Marte, ma che l'immagine fosse una prova inconfutabile al 100% dell'esistenza di vita marziana. Il marziano è quindi alto quasi 30 cm, ha la parte superiore del corpo di colore rosa e una chioma rossastra e scintillante. Waring ha anche riconosciuto nell'immagine pubblicata dalla NASA un oggetto grigio che potrebbe servire come una sorta di borsa per l'extraterrestre. Coloro che ancora non credono all'autenticità delle loro interpretazioni dovrebbero dare un'occhiata alle impronte dietro la persona sdraiata, che mostrano che ha camminato fino alla sua posizione. Questo è ciò che ha detto Waring. Anche in questo caso i critici accusano il cacciatore di alieni che il suo cervello gli stava giocando brutti scherzi e che stava insinuando nelle foto qualcosa che in realtà non c'è. Secondo la comunità scientifica, l'idea che un essere umano o una creatura simile all'uomo sia stato visto su Marte è quasi impossibile. Per esempio, consideriamo per un momento la teoria dell'evoluzione di Darwin. Ovviamente questa teoria ha diversi difetti evidenti che non possono essere trascurati, ma per amor di discussione, supponiamo che la teoria sia corretta al 100%. Se si deve credere a questa teoria, possiamo supporre che gli esseri umani si siano evoluti nel corso di milioni di anni, assumendo varie forme diverse, fino a raggiungere l'aspetto attuale. Tenendo conto di ciò, è necessario rendersi conto che i nostri corpi umani sono stati specificamente progettati per funzionare bene nel nostro ambiente attuale. Questa idea è vera, sia che si creda nella teoria di Darwin, sia che si creda che siamo stati creati da un potere superiore. Quindi, tenendo presente questo processo di pensiero, quali sono le probabilità che una creatura che ha vissuto e si è evoluta su Marte abbia il nostro stesso aspetto? È chiaro che Marte presenta un ambiente molto diverso, che gli esseri umani non sono semplicemente in grado di gestire. Quindi, se questo è vero, perché una creatura si sarebbe evoluta in modo tale che la sua esistenza sarebbe stata un'eterna agitazione? In realtà potrebbe esserci vita aliena tra le stelle. Potrebbe persino esistere vita aliena su Marte. Tuttavia sembra che molti cacciatori di alieni stiano cercando nei posti sbagliati. La maggior parte dei cacciatori sembra essere decisa a trovare altri esseri che ci somigliano. In realtà, se esistesse un altro essere proveniente da un altro pianeta, probabilmente sarebbe del tutto irriconoscibile. In realtà potremmo aver già trovato prove dell'esistenza di alieni e semplicemente non sappiamo cosa cercare. Quindi, anche se il tentativo di trovare vita aliena di Scott C. Waring può essere valido, sembra che la forma che ha trovato su Marte non sia altro che una coincidenza. Ma fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Il volto su Marte. Il caso del famosissimo volto di Marte dimostra che vale sempre la pena di guardare due volte. Nell'estate del 1976, la sonda spaziale Viking 1 scattò una foto della superficie di Marte, sulla quale si nascondeva un oggetto quasi incredibile. Sembrava infatti che la sonda senza equipaggio avesse ripreso un volto umano che emergeva dalla superficie del pianeta ricoperta di polvere di ossido di ferro. Non passò molto tempo prima che il pubblico venisse a conoscenza di questa misteriosa fotografia e la struttura balzò agli onori della cronaca come il volto di Marte. Solo nel 2001 è stata rivelata la verità dietro la faccia di Marte. All'epoca la sonda Mars Global Surveyor visitò nuovamente il pianeta rosso, ma questa volta era dotata di una fotocamera a risoluzione molto più elevata. Le immagini recenti mostrano che il presunto volto non è altro che una formazione rocciosa fortemente degradata e quasi speculare. Il fatto che l'oggetto del tutto naturale sembrasse ancora un volto umano nelle immagini degli anni 70 è dovuto probabilmente al gioco di luci e ombre al momento dello scatto.
ciò si ricollega certamente all'idea di pareidolia. Sebbene ci piaccia convincerci di poter vedere volti e forme nelle cose che ci circondano e che potrebbero indicare una presenza ultraterrena, non è sempre così. Il nostro cervello è progettato per dare un senso a cose che altrimenti non lo avrebbero. Ciò significa che spesso il nostro cervello ci gioca brutti scherzi e ci fa vedere cose che potrebbero non esserci. Questo è stato assolutamente il caso del volto su Marte. Misteriosi avvistamenti UFO. Mentre le interpretazioni corrispondenti alle registrazioni della NASA possano ancora essere classificate in un contesto plausibile, con mezzi relativamente semplici, altri incidenti hanno sempre posto grandi misteri. Gli innumerevoli avvistamenti UFO che sono stati registrati nel corso del tempo. Non pochi di questi strani eventi non potranno mai essere spiegati completamente. Ricordiamo l'ormai leggendario incidente di Roswell nel 1947. All'epoca un'astronave extraterrestre si sarebbe schiantata nei pressi della cittadina statunitense che le ha dato il nome. Secondo le indiscrezioni, i suoi occupanti furono poi portati via ed esaminati in gran segreto. Secondo le dichiarazioni ufficiali dei responsabili, l'oggetto era semplicemente un pallone meteorologico precipitato. L'inquietante incidente di Teheran ha sempre dato adito alle speculazioni più sfrenate. Nelle prime ore del mattino del 19 settembre 1976, sopra la capitale iraniana, fu scoperta una struttura indefinibile e luminosissima. Anche il radar mostrò il misterioso oggetto nel cielo. Fu così che due aerei da combattimento decollarono per andare a fondo della strana struttura. Quando i sistemi di bordo delle due macchine si sono guastati in modo del tutto inaspettato, i piloti hanno dovuto ricominciare immediatamente l'atterraggio. Non meno misteriose sono state le cosiddette luci di Phoenix, che nel 1997 brillarono nel cielo serale della città statunitense di Phoenix. Le decine di testimoni oculari, molti dei quali erano scesi dai loro veicoli per osservare da vicino il bagliore, descrissero in seguito l'apparizione come un oggetto a forma di V che si muoveva in strani schemi a velocità mozzafiato. I funzionari hanno detto che si trattava di razzi militari, usati nelle esercitazioni di paracadutismo. Il problema? I razzi corrispondenti sono stati lanciati solo tra le 21 e le 22:30. Tuttavia le luci di Phoenix sono apparse alle 20:30. Sebbene possa sembrare ovvio che l'unica spiegazione per questi avvistamenti siano gli alieni, esiste un'altra possibilità molto più terrificante: gli esseri umani. Considerando che la scienza non ha mai trovato prove dell'esistenza di alieni, dobbiamo anche considerare l'idea che tutti questi strani eventi potrebbero essere il risultato di semplici esseri umani. Il che è molto più spaventoso da considerare, se pensiamo alle centinaia di storie di rapimenti alieni che sono emerse nel corso degli anni. Molti di questi casi sono stati dimostrati come veri e non c'è alcuna prova che i giornalisti abbiano mentito. Tenendo conto di ciò, escludendo gli alieni, ci rimane l'idea che semplici esseri umani possano aver fatto questo genere di cose ad altri esseri umani. Per esempio, è del tutto possibile che il famigerato incidente di Roswell sia stato un progetto governativo fallito. Dopotutto l'aereo si è schiantato in una zona relativamente vicina al luogo in cui sarebbe stata costruita la famosissima Area 51, nel 1955. Se consideriamo le luci di Phoenix, anche se avvenute negli Stati Uniti, c'è una grande possibilità che si tratti di un velivolo militare, anche se in realtà questa particolare situazione potrebbe essere il risultato di più velivoli che volavano all'unisono. Ma ora dobbiamo considerare anche i casi di rapimento, che sono a tutti gli effetti dimostrati come veri. Qui le cose si fanno ancora più strane. Nella maggior parte dei casi di rapimento, la vittima afferma di essere stata visitata da creature di forma umana, che l'hanno attirata su un velivolo di qualche tipo. Il più delle volte, le creature di forma umana iniziano a prelevare campioni della vittima e a documentare l'anatomia del suo corpo, eseguendo vari test senza il consenso della vittima. È possibile che questi test siano stati eseguiti da esseri umani in cerca di cavie per qualche esperimento. In verità, l'idea che gli alieni interferiscano con la vita umana è terrificante. Ma ciò che forse è molto più inquietante è che esiste la possibilità che siano gli umani a fare questo ai loro simili. Fateci sapere cosa pensate sia peggio. Ci interessa la vostra opinione. Cosa ne pensate dei casi presentati di cacciatori di alieni convinti e di presunti avvistamenti di UFO? Credete che la vita extraterrestre esista? E se sì, gli esseri extraterrestri visitano regolarmente la nostra Terra?
Scriveteci i vostri pensieri, suggerimenti e commenti su questo argomento così appassionante nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuta l'incursione di oggi nel mondo degli alieni misteriosi, vi preghiamo di darci un pollice in su. Inoltre, già che ci siete, non dimenticate di iscrivervi e di attivare la campanella per non perdere mai più un nostro post in futuro. Infine, abbiamo linkato per voi altri emozionanti video del nostro canale, a cui potete accedere cliccando su una delle immagini nei titoli di coda. Grazie per il vostro interesse, buona continuazione e alla prossima!